oggi ci ritroviamo nel 2006 a dover discutere ancora se il part time è una cosa da dare a una donna o se è meglio farla licenziare, se i figli bisogna farli o bisogna non farli, quali sono le tutele della donna sul mondo del lavoro oggi. Non si riesce ancora a capire perché non c'è più un'etica con l'industria, un'etica con i rappresentanti interni, un'etica aziendale, di discussione. Allora, gli accordi si fanno, è vero, ci sono, esistono, ma ci sono anche le problematiche di ogni persona che bisogna garantire. Siamo qui in tribunale per difendere e sostenere, perché siamo contro il licenziamento di una lavoratrice dell'azienda FAIP di Vaiano Cremasco. Lavoratrice che è stata licenziata perché usufruiva di mezz'ora in più di pausa mensa per andare a recuperare la figlia a scuola e per non lasciarla in strada. È una situazione molto negativa, la valutiamo, nel senso che siamo di fronte al licenziamento di una lavoratrice con dei problemi di tipo familiare, che quindi di per sé è una situazione senz'altro negativa. Noi auspichiamo che a partire anche dall'udienza di stamattina si possa trovare una soluzione che concili quelle che possono essere le esigenze produttive con le esigenze della signora. Noi crediamo che la possibilità per far incontrare queste due esigenze ci sia. Ci troviamo e mi trovo ancora oggi in piazza. Dopo che l'ho subita anch'io la stessa storia, io per mio figlio Simone nel 2001, con la differenza che io mi sono messa in sciopero. Con l'FLMU abbiamo fatto una dichiarazione di sciopero a tutela del posto di lavoro e abbiamo cercato con l'azienda, nonostante un accordo interno di lavoro, di poter garantire l'opportunità ad altre donne di poter gestire la famiglia, perché io avevo un problema di gestione. Chi portava il bambino a scuola, chi lo andava a prendere? Un marito che lavorava in trasferta e che l'azienda conosceva benissimo perché lavorava anche per lui. Quindi ho subito anch'io questo stress, che è uno stress non indifferente. Sarebbe stato risolto nella nostra azienda anche senza passare dall'ufficio personale, sarebbe stato risolto tra il caporeparto e la lavoratrice e si sarebbe trovato un accordo, si sarebbe detto fai una mezz'ora di conto recupero fuori dall'ora di lavoro, fai un permesso non retribuito, prendi i roll, cioè, non ci sarebbe stato bisogno di fare tutto questo cancan per una mezz'ora. Fatto l'anno successivo, ma lei era anche a corrente. L'anno dopo allora, perché no? Perché quello che era l'accordo con l'azienda, il sindacato e anche altri lavoratori era così, scusa. Io ti ripeto, il fatto è questo, se mi dici che c'erano dentro due o tre mamme o quattro, una cosa si poteva anche risolvere. Ma ascolta, noi abbiamo dentro 60 donne, anche loro hanno i problemi come li ha Raffaella. Allora se queste lavoratrici non li espongono perché magari c'è un problema, c'è problema di intimidazione azienda, c'è quella lavoratrice che invece ha voglia e coraggio di uscire con quel problema. Ascolta, vengo sul tuo ragionamento. Perché non risolvo? Perché si vuole mantenere il clima di intimidazione in fabbrica. Sul tuo ragionamento, come è esposto il caso Raffaella, allora possiamo dire questo, se c'erano altre donne che avevano, diciamo il caso di Raffaella, noi eravamo donne, se il problema è quello. Eravamo là, si discuteva, ma ascolti, noi possiamo cambiare, diciamo, un orario per una persona, allora ognuno fa quello che vuole, quando c'è di mezzo un licenziamento, una vicenda allora, di questo licenziamento, genere, allora io come delegato sindacale allora io mi spendo per una persona, allora io quando una persona ha un problema esistenziale nell'ambito del luogo di lavoro, io mi spendo per questa persona come delegato sindacale, non perché solo quella persona ha quel problema, no, non mi spendo allora, perché non è un problema collettivo, è un problema individuale ma è anche un problema sociale e io mi spendo per una situazione allora, del genere. È molto semplice parlare qua quando non si è in fabbrica e si vede la realtà. Ma anch'io sono stato in fabbrica. Allora, se vieni là, nell'ambito delle RSU, discussioni sul singolo lavoratore io l'unica cosa che ti posso dire, che sono rappresentante sindacale, quello che voglio dire, a me fa piacere che Raffaella venga reintegrata ancora al suo posto di lavoro, perché tutti abbiamo bisogno di lavorare, giusto? No? Dopo diciamo, anche l'altro passo che decide l'azienda, noi non lo possiamo, così non possiamo fare, cioè, però vuoi che ti dica, noi non siamo favorevoli al licenziamento, perché tutti abbiamo bisogno di lavorare. Sennò se non avevamo bisogno rimanevamo a casa. Certo. Noi come RSU arriviamo
fino a un certo punto dove possiamo arrivare. Sì, però la mezz'ora di questa donna qua non compromette la produzione. Posso essere d'accordo con te, ma però non stiamo noi a decidere queste cose. Noi dove siamo potuti arrivare, siamo arrivati. La maggior parte delle donne sono le 25-35, tutti hanno fatto la maternità lì dentro, non ci sono mai stati casi del genere. Allora, cosa è successo? Questo è un caso che qualcuno, secondo me, poi lo spiegano loro agli avvocati dopo, è diventato dal sociale, poco sociale, ma addirittura politico, perché si è fatto un caso nazionale. In realtà poi chi ci va dentro a vedere la realtà delle cose, quale l'azienda, vedendosi sui giornali, ha chiamato l'RSU che non è mai stata interpellata, mai stata interpellata da nessuno, ci siamo sentiti accusati sui giornali, ma mai interpellati, sia dalla signora. Noi abbiamo chiesto la prima volta l'incontro, abbiamo dato la lettera alle segreterie provinciali, alle RSU, alle segreterie provinciali, regionali e nazionali, di Fin, Fiomme e Wilma, tutti i sindacati. A me tutti non arriva mai niente. Sono i fax che lo dimostrano. Mi sembra strano che per mezz'ora questa persona perde il lavoro. Ci sono 85 soluzioni. 85, c'è anche 86 se vuoi. Sì, certo. Quella che in realtà esiste un problema tecnico, secondo me. Se lei vuole far coincidere la vita sociale della sua famiglia con il mondo del lavoro, si va a cercare un lavoro come desidera lei. Ma se lei è nel posto di lavoro dove ci c'è... No, ascolti, vado avanti per arrivare a un discorso. Se lei poi in realtà lavora in un'azienda dove delle regole vanno rispettate, noi cerchiamo di risolvere i problemi per tutti. Quali? Quello di far coincidere il mondo del lavoro col mondo. Se questa persona aveva un problema, no, a me ritengo sbagliato aver lasciato la parte di sindacato per andare su altra strada, vabbè, interno, perché a noi non ci ha coinvolto niente, nessuno, ci siamo ritrovati sul giornale e basta. Alla fine poi, in realtà, questo problema, se era un problema tecnico, è una questione. Se è un problema che uno vuole fare il tempo pieno la mamma, oggi fa la mamma e non vedo perché domani non deve farla più la mamma, ci sono altri problemi. La mezz'ora non è deciso da noi, questo per strategia di mercato in un'azienda dove per mezz'ora un'azienda recupera spese, un favoritismo che fai verso una persona. Che magari è una questione anche logica, che tu vuoi di lavoro da 5:30 alle 5 perché l'azienda risparmia mezz'ora. Questo può anche essere l'inverno, signore. Se lei poi all'interno dell'azienda dove il 49% o il 40% sono tutte donne, che in realtà hanno preso questa notizia del cambiamento d'orario come una cosa per loro anche poco da gestire, però poi in realtà tutti hanno trovato una soluzione. Quasi tutti. Vabbè, quasi tutti, lei non può accusare me di una cosa che ha scelto la persona di una strada. Caso specifico, il giudice ha ascoltato molto le parti e credo che le parti, compreso anche quelle più politiche come la consigliera di parità, abbiano avuto modo di confrontarsi, e questo giova alle cause in genere, soprattutto questa che ha come tema principale un argomento di non facile soluzione, un argomento nuovo che sicuramente nelle industrie è arrivato nelle leggi, ma non è arrivato nelle fabbriche, neanche nelle case, se vogliamo, parliamo con chiarezza. E quindi credo che l'essersi tutti chiariti qual è il problema dell'uno, qual è il problema limite dell'altro, può essere poi più agevole arrivare a questo incontro che, proprio per la stima che entrambe le parti mi è parso di capire hanno l'una dell'altra, dobbiamo riuscire ad ottenere. Ecco. Non è andata bene la posizione di solidarietà, però almeno in azienda, fuori invece. Sì, beh, fuori ho avuto veramente tanta solidarietà e ringrazio ancora tutti. Vabbè, d'altra parte in azienda capisco anche i problemi delle colleghe comunque sono vicina comunque a loro, anche perché cioè, era normale che comunque quando uno in ditta ha bisogno di una mano la può trovare solo in fondo al suo braccio. Questo è poco ma sicuro, perché è sempre stato così dal primo giorno che sono stata dentro. E poi vabbè, è cambiata perché giustamente ti ritrovi a casa senza un lavoro per un motivo secondo me molto banale, perché era una cosa comunque che si poteva tranquillamente risolvere prima, secondo me.
ho ritenuto di poter intervenire proprio a tutela della condizione della donna lavoratrice e devo dire che in questa avvertenza devo segnalare la disponibilità dell'azienda a trovare comunque una soluzione e a margine di questa udienza nella quale ci siamo chiarite, le parti si sono chiarite le diverse posizioni, devo dichiarare la mia disponibilità, l'ho dichiarata in udienza e la ribadisco adesso, la disponibilità a lavorare nel ruolo che mi compete, a trovare una soluzione conciliativa in questa avvertenza che sicuramente riguarda il caso della signora Faccini, ma può riguardare il caso di tantissime famiglie, di tantissime donne che lavorano. E come sindacato FLM Uniti siamo mossi per cercare da una parte di dare sostegno con l'ufficio vertenza legale, quindi la causa tradizionale, unico reddito, donna, articolo 700, procedura d'urgenza che ha gestito l'avvocato. Abbiamo però affiancato la questione, diciamo, relativa al problema delle pari opportunità, delle azioni positive e della politica di conciliazione dei tempi di vita, che sono tre leggi che si sono succedute nel tempo e che dovrebbero favorire la soluzione. Quindi abbiamo chiesto diciamo sia al Ministero delle Pari Opportunità, avvisato il Ministero del Lavoro e quello di politica per le famiglie, dando la documentazione inizialmente della causa, del problema esistente, non c'era ancora la causa legale, e sperando in una soluzione prima della causa. Dopodiché la consigliera di parità di Cremona ha deciso di intervenire a sostegno della lavoratrice, quindi ci sono, diciamo, due entità contro l'azienda e queste leggi che esistono, che dovrebbero essere di applicazione comune, purtroppo non è così e il caso di Raffaella lo dimostra. Noi pensiamo che debba essere, diciamo, non solo affrontata e risolta utilizzando queste leggi che prevedono addirittura finanziamenti per le aziende che accedessero a degli orari diversi o all'aumento dell'occupazione femminile, quindi diciamo sicuramente non devono fare azioni negative come quella del licenziamento, che per fortuna adesso l'azienda dichiara di volere ritirare, annullare eccetera, e confidiamo che entro il 18 di questo mese si riesca a trovare una soluzione positiva per Raffaella. La soluzione migliore sarebbe stata quella di non arrivare neanche a un tribunale, la soluzione sarebbe stata quella di discuterne, che i sindacati interni dovevano discutere con l'azienda quando sapevano il mandato che l'azienda voleva dare a questa donna, che questa donna si è anche messa in prima persona a voler recuperare durante la giornata la mezz'ora di lavoro che perdeva per prendere la figlia a scuola, una persona che ha sempre lavorato, dicono di lei che è anche un'ottima lavoratrice, una persona che non si è mai fatta mancare nulla all'azienda, nel suo lavoro, nelle sue cose. Quindi voglio dire, l'azienda deve anche saper tutelare i propri lavoratori e i sindacati devono saper tutelare gli iscritti, le persone che li delegano. In linea generale sicuramente, diciamo, questo caso fa riflettere sulla arretratezza sia dell'applicazione della legge sia della difficoltà che abbiamo trovato con le altre persone che lavorano in azienda, nei luoghi di lavoro, che dicono in fondo c'è il pullman, è un problema tecnico, svezza la bambina prima. Noi crediamo che invece, quando si dice politica di conciliazione dei tempi di vita, ci sia anche da tenere conto di queste questioni e in particolare le donne sono quelle che subiscono di più questo, quindi pensiamo che nel 2007 si debba, diciamo, essendo un anno europeo contro le discriminazioni, agire in tutti i sensi, in tutti i campi, in tutti i luoghi di lavoro, nel sociale, per rimuovere gli ostacoli e migliorare le condizioni di lavoro e le condizioni della donna nel lavoro. C'è ancora molta paura nelle donne, o forse un modo di pensare che ancora un po' ci priva della nostra personalità. Noi siamo molto forti, siamo molto tenaci a differenza degli uomini, io parlo del sesso femminile proprio, abbiamo grande forza, però alle volte ci lasciamo un po' condire, voglio dire, non siamo proprio così unite come si vorrebbe far credere. Allora io dico sempre, la persona che tu hai a fianco a lavorare ti può essere simpatica, antipatica, dici che ha le sue modo di vedere, ma quando viene toccato un diritto, che ti sia antipatica o simpatica, tu devi pensare al diritto che di questa persona viene privato, perché domani puoi esserne privata anche tu. Allora, io non guardo se è di una parte o di un'altra parte, se mi saluta o non mi saluta, ma se una persona viene privata di un diritto, quel diritto deve essere salvaguardato da tutte. Poi ognuno la pensi come vuole.